Vincitore Grande Fratello VIP 2022, il finale di Jessica che batte Davide. Cala il sipario su Grande Fratello VIP 2022. Questa sera è andata in onda la finalissima di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ha portato alla proclamazione del vincitore assoluto. La sfida finale ha visto protagonisti Davide, Jessica e Baru. Nel dettaglio, la serata finale del GF VIP è stata particolarmente ricca di emozioni e sorprese per i concorrenti che erano rimasti in gara. Davide ha riabbracciato i suoi genitori, Lulu ha rivisto Manuel, mentre Dele ha riabbracciato il suo amato Alex Belli. Il primo colpo di scena della serata finale c'è stato nella sfida al televoto tra Davide e Lulu. Ad avere la peggio è stata la principessina Lulu, tra le candidate in pole position per la vittoria di questo GF VIP 2022. Poi c'è stato il momento del verdetto della seconda sfida tra Delia e Jessica. Ad avere la meglio, in questo caso, è stata la principessina Selassie che ha così preso parte al rush finale assieme a Davide e Baru. Il verdetto del primo televoto tra i tre super finalisti ha portato all'eliminazione di Baru, che si è così piazzato al terzo posto della classifica finale del GF VIP. Successivamente, Alfonso Signorini ha riaperto il televoto tra Davide e Jessica. Il pubblico da casa si è espresso sul vincitore e, alla fine, ha scelto di far trionfare la principessina Jessica Selassie, che è stata così proclamata vincitrice della sesta edizione. Jessica ha conquistato il montepremi finale di questo Grande Fratello VIP 2022 del valore di 100.000 euro. Di cui però la metà andrà devoluta in beneficenza, a sostegno delle popolazioni ucraine. Con la vittoria finale di Jessica, termina così questa sesta edizione del Grande Fratello VIP 6 che quest'anno ha registrato degli ottimi risultati d'ascolto nel prime time della rete Ammiraglia Mediaset. La media complessiva del doppio appuntamento settimanale ha superato la soglia dei 3 milioni di spettatori con uno share del 20% e picchi del 25%. Grande successo anche per la diretta quotidiana del GF VIP trasmessa su Mediaset Extra, che ha sempre totalizzato una media del 2% medio di share. In attesa di scoprire se ci sarà il GF VIP 7, dal prossimo lunedì sera ci sarà spazio per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2022, condotta per il secondo anno da Ilari Blasi con la partecipazione di Alvin nelle vesti di inviato in Honduras.